Dopo anni di assenza hanno ripreso a Sanremo i corsi dell'Uni3. La lezione introduttiva si è svolta nella sala degli specchi del comune di Sanremo ed è stata dedicata alla figura del professor Cesare Trucco, che fu fondatore e sostenitore dell'Uni3 sanremese. Il vice sindaco Claudia Loglia a portare il saluto dell'amministrazione a questa conferenza dell'Uni3, che ricorda tra l'altro un personaggio conosciuto non soltanto a Sanremo, in tutta la provincia di Imperia, il professor Cesare Trucco. Ma sì, è un grosso piacere riportare l'Uni3 qua a Sanremo, al comune, nella sala dei specchi dove partì ai suoi albori proprio in comune. Io sono molto contenta di poter ricordare il professor Trucco, riuscendo a portare qua dopo 3 anni a riaprire l'Uni3. Abbiamo qua il figlio che, insomma, tra l'altro è anche un nostro collega in consiglio comunale. È un grosso onore, perché la cultura a Sanremo ribadisce la sua importanza, la sua priorità, e questo ne è un esempio. Ecco, Enrico Trucco appunto è il figlio del professor Cesare Trucco, che viene ricordato oggi, una figura, dicevo, conosciuta non soltanto qui a Sanremo. Beh, è stato un pochino il professore di generazioni e generazioni di ragazzi sanremesi. È stato insegnante prima alle scuole medie, poi ha fatto un periodo fuori a Loano, poi era rientrato come preside, aveva finito la sua carriera come preside qua a Sanremo al liceo. E il ricordo di papà è un ricordo non solo come uomo di cultura, ma ci sono tanti ricordi personali di vita vissuti insieme, di quando ero ragazzo, di quando ero studente anch'io, sono stato anch'io suo allievo, quindi ho avuto la fortuna di avere un papà così importante, diciamo, dal punto È di anche vista severo comunque. severo. Sì, bisogna dire che anch'io, come figlio del 68, un po' ribelle, qualche problemino gliel'ho creato, ecco. Però poi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, e una cosa che pensavo oggi, che non mi ricordo che mio papà mi abbia mai dato una sberla, ecco. Una cosa che, però, quando magari esageravo un attimino, che gli facevo girare un pochino le scatole, allora mi passava uno sguardo, una parola, e allora mi rimettevo subito in riga. E quindi ho dei bellissimi ricordi. Poi ci sono tanti ricordi personali di famiglia, di ferie, di feste, di tante belle cose. Ecco, vice sindaco Loli, per concludere, diciamo l'Uni3 che mantiene attivi gli anziani, oltre ovviamente a offrire ulteriori spunti culturali per la città. Ma io ho visto il programma, è un programma a cui mi iscriverei io, è bellissimo, tra l'altro si incentra sulla storia di Sanremo, sulle tradizioni sanremesi, quindi è un pezzo di storia che viene mantenuta viva grazie a loro. Quindi un grazie a loro che si mantengono vivi, ma ci mantengono vivi soprattutto. La figura del professor Cesare Trucco è stata tracciata dall'avvocato Gianni Giuliano, che fu anche allievo dello stesso professor Trucco. Grazie, grazie a Paola Fornelis, grazie a voi tutti per la vostra presenza, grazie Enrico. Perché quando mi è stato rivolto l'invito da Paola a ricordare la figura del professor Trucco, devo dire che mi sono chiesto il perché, perché il ricordo diciamo, delle aule scolastiche che ho condiviso con Paola è, ahimè, molto risalente, perché parliamo esattamente, tanto gli anni Paola li ha detti, di 53 anni or sono, e in quei 3 anni diciamo che noi avevamo una dimensione, diciamo, umana di pieno sviluppo, e quindi forse con lo spirito del poi non abbiamo neanche potuto metabolizzare pienamente quello che è stato il significato di un insegnamento. E il professor Trucco stesso era in una fase della sua carriera che l'avrebbe portato poi alle scuole superiori, e quindi diciamo che alle medie, per usare un termine terra-terra, era un po' sprecato. Aggiungiamo ancora che io ero, per così parafrasare il titolo di un romanzo di Musil, uno studente senza particolari qualità. Infatti il professor Trucco in seconda media mi rimandò di latino, con l'idea che mi dovevo irrobustire, e infatti questo mi salvò dalla rimandatura del professor Beltramino alcuni anni or sono. E quindi aveva probabilmente ragione in questa dimensione di analisi di noi tutti. E non ho quindi, diciamo, particolari episodi o altro, ma vorrei inquadrare un po' il periodo e i rapporti.
Il periodo era il triennio 1960-1963. Con Paola e diversi altri studenti venivamo dalle scuole elementari delle Suore della Neve, che allora, dell'Almerini, che non erano allocate dove sono oggi, ma erano dove era il centro anziani di Via Escoffier. Una scuola molto rigorosa e attenta, e per arrivare alle medie c'era la diversificazione, esisteva l'avviamento al lavoro, che era in Corso Cavallotti, dal Sacro Cuore, e le medie, per cui bisognava fare un difficile esame di ammissione. Al termine dei due anni di ginnasio vi era poi l'esame di ammissione al liceo, che fu tolto immediatamente dopo che noi lo facevamo. Noi ci avviamo quindi a questa nuova esperienza in queste scuole statali del Pieno Centro, che non avevano ancora un nome, e dirò dopo. E certamente, quali sono state le prime impressioni? Le impressioni da queste tonache nere e perfettamente piegate delle Suore della Neve alla fragranza dell'acqua di Colonia del professor Trucco, che mi è rimasta un po' nell'olfatto con la sua pochette, e che arrivava puntualissimo e sapeva imporre, ne parlavamo con Enrico poc'anzi, la disciplina senza mai alzare la voce. Allora c'era ancora il regime concordatario, per cui la religione cattolica era la religione dello Stato, e c'era la messa dell'inizio anno, per cui andammo alla messa d'inizio anno. E con il mio amico di sempre, Angelo Roggero, l'avvocato Roggero, chiacchierammo un po'. Il professor Trucco non disse niente. E arrivati in classe, dice: Giuliano e Roggero, diario. E portammo a casa una nota nella quale avevamo disturbato il regolare svolgimento del sacro rito. Detto così oggi fa sorridere, ma la situazione era un po' diversa nel 1960, e dovemmo spiegare, il papà di Roggero in quel momento era presidente della provincia, democristiano, e dovemmo spiegare un pochino che sì, vabbè, avevamo chiacchierato, ma non avevamo fatto grandi cose altre. E però ci dette il passo di quella che sarebbe stata una disciplina che poi nel tempo venne mantenuta per tutti i 3 anni. In quei 3 anni mi sono rimasti impresse tante cose della quotidianità, ma vi furono 3 eventi in particolare che furono vissuti da tutti noi come classe, e quindi anche con il professor Trucco, e che voglio rammentare alla vostra cortese attenzione. La prima era l'eclisse totale di sole, per cui con la funivia di Sanremo Montebignone il professor Trucco, in una disciplina militaresca, ci portò tutti forniti di vetri affumicati, perché allora gli occhiali da sole erano un lusso, tutti forniti di vetri affumicati, a vedere l'eclisse totale. La seconda, la ricordo ancora, era seconda media, quando all'improvviso tutte le campane del mondo si sciolsero in un suono festoso che durò ininterrottamente per un quarto d'ora, impedendo la lezione data la vicinanza del campanile di San Siro, perché era iniziato il Concilio Ecumenico Vaticano II. E ricordo che il professor Trucco, che era docente in quell'ora, ne approfittò, terminato lo scampanio, per spiegarci cosa erano i concili ecumenici, che cosa era l'organizzazione della Chiesa e quali erano le questioni dottrinali che vi si dibattevano. E da ultimo, proprio quasi nell'imminenza dell'esame di terza media, mancò Papa Giovanni. E il tema, che era una personalità che mi ha colpito, quasi di tutti gli studenti fu su Papa Giovanni. Da qui, dall'esame di Stato di quell'anno, la volontà di intitolare la scuola media al Papa appena defunto. Questi sono stati ricordi lontani, che creavano con l'insegnante di lettere sicuramente una simbiosi molto forte, perché eravamo, come diceva Paola, una comunità
e quindi vivevamo molto insieme in una Sanremo più piccola di quella che oggi vediamo. I rapporti erano molto, molto forti. E l'insegnamento era un insegnamento, ecco, questo è importante, quasi destinato a persone che necessariamente avrebbero fatto il liceo, perché chi non l'avrebbe fatto aveva già fatto una scelta a monte. E quindi era uno studio duro, uno studio molto forte. Io ricordo ad esempio che, e poi dirò in che cosa sono stato tributario al professor Trucco, che ci fece imparare a memoria l'inizio dei Promessi Sposi. Era una cosa, io ci ho messo 3-4 giorni. Tanti, tanti anni dopo, all'ambasciata d'Italia a Stoccolma, in occasione di un premio Nobel, ho avuto occasione di recitarlo e di averne l'apprezzamento generale e lo stupore generale. E il mio pensiero non ha potuto non andare a Cesare Trucco, che contro la mia volontà me l'aveva fatto imparare a memoria. Diciamo che era uno studio serrato, forte, che poco indulgeva al tempo libero. Sembra strano, ma alle medie avevamo poco tempo libero, perché molti erano i compiti a casa. E c'erano cose sulle quali, riguardanti lo studio, il professor Trucco non transigeva. Ricordo ad esempio un'interrogazione di storia che riguardava il Cavour, quindi probabilmente era di terza media. E io non ero particolarmente preparato, però avevo orecchiato qualcosa in casa, dove non è che si parlasse, diciamo, di massimi sistemi, però capitava che di queste cose si parlasse, essendo mia madre laureata in lettere. E non sapendo cosa dire, io ho detto, il Cavour morendo ha detto libera Chiesa in libero Stato. Lungo silenzio, e il professor Trucco mi ha detto, che cosa significa? E io non sapevo dire cosa. Per cui quando mia madre andrò a parlare, e dice sì, lui assimila delle cose che non capisce, e aveva ragione, nel senso che di fatto c'era proprio una capacità di entrare nei problemi, di capire quelle che sono le esigenze del ragazzo, ma di un ragazzo che era già, come dire, predisposto per degli studi di tipo superiore. Questa era la differenza. Quando anni dopo passammo al liceo col professor Beltramino, che ci tenne un'ora sul primo verso dell'Iliade per spiegarci che Menin vuol dire ira funesta, e ci fece imparare a memoria lui pure i primi versi dell'Iliade, purtroppo non ho potuto spenderli da nessuna parte perché è roba piuttosto complicata, eravamo arrivati con una mentalità preparata a questo tipo di insegnamento. Avevamo la formazione, diciamo, mentale, professionale esagerato, del studentesca predisposta a sentire questo genere di cose e a comprenderle con più facilità di quante forse, non voglio sembrare un laudatore del tempo passato, però di quante forse oggi non sia più accaduto. Io credo che i miei ricordi di questo periodo, poi possono essere tanti, ma sono micro ricordi, debbano essere un po' evidenziati su questa figura, che poi nel tempo e nella differenziazione della vita di ognuno di noi, che ha avuto la sua strada, le sue soddisfazioni, le sue pene, come tutti, ci sia sempre stato un occhio su quello che era il percorso professionale del professor Trucco. Nel frattempo, per una differenza, magari lui abbia molti più capelli di me e sono tutti più scuri, sono diventato amico di Enrico, che è primario di fisiatria all'ospedale di Sanremo, e che del professor Trucco, secondo me, è uno dei prodotti meglio finiti. E direi che rappresenta quindi una sorta di percorso che ha accompagnato tutta la vita, anche nei momenti in cui non ci si è particolarmente frequentati. Devo dire che l'impegno è stato un impegno nella cultura, un impegno nella realtà della città
in cui viveva e in cui ha dato la sua, ha dispensato la sua cultura e il suo sapere, con un rapporto sempre molto buono con tutti, con le istituzioni, malgrado ad esempio non abbia mai fatto incursioni nella vita politico-amministrativa della città, però aveva rapporti, diciamo, cordiali con tutti, anche perché moltissimi erano stati suoi ex allievi, quindi diciamo la cosa era relativamente facile. Ci piace quindi oggi ricordarne alcuni aspetti che voglio sintetizzare in chiusura di questo mio ricordo e che rappresentano un po' di Cesare Trucco l'aspetto fondamentale. Lo incontrai l'ultima volta che lo vidi nel portone di un palazzo dove andavano in pieno centro a effettuare una visita medica. Era già anziano e direi anche provato dalla sofferenza, ma lucidissimo. Era lucidissimo, mi ha immediatamente riconosciuto, abbiamo parlato di cose di vita quotidiana, perché la sofferenza degli ultimi tempi non ne aveva minimamente fiaccato l'essere interiore. E questo è sicuramente figlio di una visione della vita, del mondo, delle cose, dei rapporti che ti sostiene e ti dà una interiorità che aiuta a percorrere anche gli ultimi anni della vita. E poi la soddisfazione, io credo, della carriera professionale, perché era evidente fin da quei primi anni che accanto a notevoli qualità di insegnante e di uomo di cultura era persona che aveva capacità organizzative e da un preside si richiede la capacità organizzativa prima di ogni altra cosa, e quindi riusciva a contemperare le due esigenze ed ha percorso tutto il tragitto della carriera professionale fino a tanti tanti anni di presidenza, quasi 20 direi se ho visto 25. Bene, 25, quindi avendo questo tipo di soddisfazione. Da ultimo, il rapporto con l'Università della Terza Età, il rapporto con associazioni tipo Rotary, dimostrano quanto il professor Trucco sentisse l'appartenenza alla comunità. Perché, lo diceva la Presidente nazionale, che ho ascoltato con molto piacere, indubbiamente la gratuità delle prestazioni sono ampiamente ripagate dalla soddisfazione intellettuale del rapporto umano. Questo è quello che dà molto il senso di una prestazione che si effettua, ma dà molto il senso, visto a contrariis, del senso di appartenenza a quella comunità. Di questo certamente il professor Trucco è stato un esempio che non dobbiamo dimenticare. Grazie a tutti.